Qual è lo scopo di tutta questa rottura? Perché è stato fatto questo? Rav dice, senza la rottura non ci sarebbe un posto dove potremmo esistere. Perché noi esistiamo solo nelle bucce. Come si può dire? Nella rottura delle bucce, senza la rottura delle bucce noi non potremmo esistere. Cosa significa, chiede Vlad, che noi stiamo... Rav dice, come se tu hai un corpo sano, che vive, però dentro al corpo ci sono tutti i tipi di, come si dice? Virus e altre cose così che vivono dentro lì, dentro della spazzatura. Tapilim. Parassiti che vengono alimentati. Tu sei un medico, no? Sai come funzionano queste cose. Senza di questi è possibile vivere? No. Loro in essenza sono la fondamenta della nostra esistenza, il fondamento, le basi del fatto che puliscono il corpo da tutte queste porcherie. Senza di queste quindi non potresti esistere, non potresti sussistere. Pulisce tutto il nostro corpo, testa, il nostro cuore da tutte le porcherie. Perché? Qual è la ragione per vivere allora? Sì o no? Sì, dai. Per questo l'Arvut. Non c'è altra alternativa. Come attraverso di questo arriviamo all'Arvut? Chiede Vlad. Rav dice che sentiamo che siamo deboli di fronte a tutto questo. A questi parassiti, a tutti i tipi di porcherie che si alimentano da noi. Esistono dentro di noi migliaia di milioni, in ogni corpo. Domanda, è impossibile vivere senza loro? Veramente è impossibile? Certo, Rav dice loro che non lo sai, è fisiologia elementare. Guarda lui, guarda quanti migliaia di miliardi di parassiti che continuano a mangiarlo dentro, da dentro. Tutto dipende dall'equilibrio che c'è, tutto dipende dall'equilibrio l'uno con l'altro. E allora adesso noi impariamo come sono stati creati questi sistemi e come loro si trovano secondo le regole dall'alto, come stanno in equilibrio e come noi tra di loro possiamo esistere, e anche con libera scelta. Sì, certamente, ad ogni modo così. Guarda, in tutti i sistemi è così, nell'animato, vegetale, animato, in tutti, coscientemente e incoscientemente noi utilizziamo, non so, noi utilizziamo l'1% di quello che c'è in tutto il sistema, non comprendiamo niente, non capiamo niente di quello che c'è, la millesima parte proprio usiamo. È veramente interessante come funziona questo sistema. Tutto l'universo, con tutto quello che c'è in lui, è zero relativamente a questo. Domanda, perché è tutto questo? Perché c'è tutto così? Perché tutti questi dettagli? Rav dice, è come una copia. Perché non può esserci un sistema completo che non include in tutti i suoi gradi, in animato, vegetale, vegetale, parlante, animale parlante e il divino, che non include tutta la struttura di ogni parte e parte, attraverso dell'inclusione. Domanda. Io... Perché vogliamo uscire da questo sistema? Qual è lo scopo di questo? Rav dice, lo scopo è che attraverso del grado più elevato che ci è stato dato, la libera scelta, noi ci correggeremo e per mezzo di questo tutto entrerà in equilibrio, tutto arriverà all'equilibrio, tutto arriverà proprio all'equilibrio. E allora brillerà come la luce, allora tutti questi sistemi stanno in equilibrio, cioè quando arrivano all'equilibrio
Non so, cioè che la luce di Chokmah si rivestirà completamente nella luce di Chassadim, e queste due luci completeranno l'un l'altra, cioè il desiderio di ricevere starà completamente sotto lo schermo con il fine di dare, e allora tutti questi virus, tutti questi parassiti lavoreranno con il fine di dare per il bene dell'Adamo, l'Adamo spirituale, il sistema di Adamo. E allora il nostro mondo, dice il Vlad Rav, si eleva al livello del mondo spirituale perché tutto si corregge. Come la persona sta malata e dopo diventa sana, e allora tu scopri lui più e più questi discernimenti corretti, buoni, quelli spirituali o i materiali nel tuo laboratorio.